Ciao ragazzi, sono Sebastiano della Laser Game. Allora, oggi facciamo un ripristino al blowback di una pistola di un nostro cliente, una Beretta HG192. Praticamente, cosa è successo? Il gommino del blowback si è usurato. Andiamo a montare un gommino nuovo. La procedura è molto semplice: il gommino nuovo della KG Work si innesta, richiudiamo il blowback, andiamo a montare la ghiera di fissaggio. Allora, vediamo un attimo, fare in modo che non forziamo. Allora, ok. Scattato, montiamo le due mollette per far funzionare il blowback. Allora, anzi, prima di tutto fissiamo la ghiera così non si muove. Ok. Perfetto, montiamo la molletta. Qui fate attenzione che non vi schizzi fuori. Recuperiamo la nostra che ci è caduta. Perfetto. È un'operazione molto delicata, dovete fare attenzione che non schizzano le mollette. Allora, vediamo se riusciamo a montarla. Ok, questa è montata. Montiamo la molla del carrello. Come si può vedere. Allora, ragazzi, una volta rimontato molla e il blowback, lo andiamo a lubrificare un pochettino. Lubrifichiamo il gommino che abbiamo montato, le guide le abbiamo già lubrificate. Ok, andiamo a innestare il gas. Questo è un caricatore che dobbiamo fare anche un intervento perché ha una microperdita, però per adesso andiamo a controllare se il lavoro del blowback è stato risolto. Vediamo se la pistola spara. Ok. Scarella, perfetto, rimane scarellata e adesso andiamo a intervenire sul caricatore e controlliamo dove ha le perdite. Allora, abbiamo scaturito che la perdita è sotto perché come si vede il caricatore ha preso una botta e sicuramente si è pizzicato l'o-ring di tenuta. Andiamo a sfilare i due perni e andiamo a sostituire o a risistemare la posizione del gommino dell'O-ring al suo interno. I perni abbiamo sacrificato il nostro cacciotto a punta fina. Noi consigliamo di mettere un rotolo di scotch dove quando battete il perno può uscire dall'altra parte tranquillamente. Questa è un po' di gas, scarichiamo il gas, perfetto. Perciò, come avete capito, era una micro perdita, ma dato che dobbiamo riconsegnare il lavoro al cliente, deve essere un lavoro perfetto. Sfiliamo il fondello. Ecco qua. Allora, il gommino non è pizzicato, sicuramente ha cambiato posizione con l'urto. Noi andiamo a estrarlo. Ok. Il gommino è sano. Allora, l'intervento che noi facciamo è lubrificare il gommino. E come facciamo? Allora, noi di solito usiamo un leggero grasso intorno
alla guida d'innesto. Potete usare un pennello, ma noi il pennello non lo usiamo perché lascia i peli e noi lo facciamo col ditino. Poi rimontiamo l'o-ring di tenuta nel verso giusto. Ok, andiamo poi a mettere un altro pochettino di grasso sull'o-ring, un grasso siliconico non troppo aggressivo. Andiamo a rimontare il fondello. Ricordate di tirare sulla molla, ok, così non si vizia. A questo punto andiamo a rimettere i perni. Quando mettete il perno, tendete a con un dito a tenere premuto il fondello, ok. Ok, perfetto. Usate sempre una superficie morbida per non segnare il caricatore. Ok, dovete fare una leggera pressione. Ok, è mia abitudine mettere un perno in un lato e un perno in un altro. Questo per far sì che una volta che ha preso la botta al caricatore, tirano meglio i perni e schiacciano l'o-ring. Come vedete è entrato bene. Andiamo a fissare meglio quest'altro. Quando non entrano, ok, perfetto. Controlliamo se la perdita è stata risorta. Allora, c'è ancora una micro perdita sotto la valvola, questo dovuto sempre al caricatore che ha preso degli urti. Andiamo a sistemare, a vedere innanzitutto se nel tempo si è allentata la valvola. Ok, c'è ancora una micro perdita. Andiamo a dare un'altra strettina alla valvola perché l'avevo sentita lenta. Ok, perfetto, pare che abbiamo risorto. Perfetto, andiamo a innestare più gas. Ok, sicuramente dobbiamo andare a sostituire la valvola se non si lubrifica bene lo spillo. Ok, ricontrolliamo. Allora, pare che abbiamo risorto. Vediamo un attimino. Non ci sono più perdite. No, risorto. Intervento è andato a buon fine. Adesso andiamo a controllare se la pistola spara bene. Come vedete adesso rimane più scarellata, scarella meglio, perché la tenuta del gas è maggiore.
Ok, perfetto, intervento finito. Al prossimo video, ragazzi.